Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Milano Pavia News. Questa è l'edizione di Pavia. Vediamo insieme i fatti principali di oggi nel sommario. Minaccia di morte la ex fidanzata e la tartassa di messaggi dopo la rottura. Arrestato dai carabinieri in auto, aveva un coltello e una mazza in legno. Il giudice ha concesso gli arresti domiciliari a Elisa Roveda, la 44enne di Voghera, accusata di aver ucciso il figlio di 11 mesi nel loro appartamento, dissequestrato qualche settimana fa. Arriva fino a Malta la protesta del rifugio Progetto Cuori Liberi di Sairano. Gli attivisti maltesi hanno protestato davanti all'ambasciata italiana contro l'uccisione dei 9 maiali nel rifugio. Circa 130 firme raccolte nel primo weekend. La protesta per dire no alla logistica di Bornasco ha sortito un primo risultato, raccolta firme avviata dal comitato spontaneo. Ennesimo atto vandalico alla stazione di Tromello, un gruppo di ragazzi ha appiccato il fuoco sotto la pensilina della stazione, i cittadini di notte e terra di nessuno. Avete sentito dunque, apriamo con una notizia di cronaca perché una donna è stata minacciata di morte dall'ex fidanzato, continuava a tartassarla di messaggi, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri ma nell'auto a seguito di una perquisizione è stato ritrovato un coltello serramanico e anche una mazza in legno. Centinaia di chiamate e messaggi, anche con minacce, un incubo che si è protratto per 2 giorni a causa di una relazione che era ormai finita. È quello che ha vissuto una 36enne di Certosa di Pavia, terrorizzata dalla reazione dell'ex fidanzato, quando lei aveva deciso di lasciarlo. Inizia tutto venerdì sera, la coppia si incontra per parlare e la 36enne spiega all'uomo che non vuole più vederlo. Lui, un 33enne residente a Mesero, in provincia di Milano, perde la testa. Dopo che i due si dividono, inizia a chiamare la ex fidanzata al telefono, le invia decine e decine di messaggi dai toni sempre più minacciosi e le dice che andrà davanti a casa sua domenica mattina per fargliela pagare. La donna, spaventata, decide allora di rivolgersi ai carabinieri. Quando il 33enne si presenta alla porta dell'abitazione, trova ad aspettarlo i militari della stazione di Certosa e i colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Pavia. Gli uomini dell'arma lo bloccano e poi perquisiscono la sua auto. All'interno del cassetto portoggetti trovano un coltello a serramanico di 19 cm, mentre dietro il sedile del guidatore c'era una mazza di legno lunga quasi un metro. Le due armi sono state sequestrate, così come il telefono dell'uomo, che conteneva le chat private tra i due, che il 33enne aveva minacciato di divulgare. L'ex fidanzato è stato quindi arrestato, accompagnato in caserma per le formalità di rito e poi trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo. L'accusa per lui è di atti persecutori. Ora rischia una pena decisamente pesante. Gli studenti universitari del corso Arvi di Medicina hanno inscenato una protesta lunedì pomeriggio in Piazza della Vittoria a Pavia. I ragazzi chiedono maggiore ascolto da parte dell'università. Nella fattispecie ci sono problemi legati ai tirocini, alla registrazione agli esami e più in generale ai regolamenti messi in atto all'interno della facoltà. Vogliamo soluzioni piuttosto che problemi, hanno commentato gli studenti. Non vogliamo tollerare la mancanza di organizzazione e di considerazione nei confronti della nostra educazione, poiché ciò risulta una perdita di opportunità formative per noi studenti di medicina. Continuiamo con la cronaca perché il giudice ha concesso gli arresti domiciliari a Elisa Roveda, la 44enne di Voghera, accusata dell'omicidio del piccolo figlio di soli 11 mesi ucciso nella loro abitazione. Sentiamo. Sono stati concessi gli arresti domiciliari in una casa di cura per Elisa Roveda, la 44enne accusata di aver ucciso il figlio di 11 mesi, nel loro appartamento di strada Mezzana a Voghera nel luglio scorso. La donna è stata dimessa nelle scorse ore dal reparto di psichiatria del San Matteo di Pavia, dove era ricoverata dal giorno dell'omicidio. Già durante l'interrogatorio di garanzia non era stata in condizione di parlare e di spiegare le ragioni del suo gesto. Davanti al giudice la 44enne era apparsa molto confusa e forse nemmeno pienamente consapevole di quanto avesse fatto al suo bambino. Dopo il parto Elisa Roveda stava attraversando una fase molto critica ed era in cura per una forma di depressione che si era aggravata con il tempo, portandola anche a dover lasciare il lavoro. I suoi familiari cercavano di esserle sempre vicini, ma la mattina del 14 luglio la 44enne era rimasta da sola per circa un'ora con il figlio dopo che il marito era uscito. L'infanticidio si era consumato in quel lasso di tempo. La donna era stata quindi arrestata e trasferita nel reparto di psichiatria del policlinico. La procura di Pavia ha disposto una perizia psichiatrica con la nomina di un esperto che dovrà valutare la capacità di intendere e di volere di Elisa Roveda, ma anche se la 44enne sia in grado di sostenere un processo.
La morte del 79enne ucciso mentre stava attraversando le strisce pedonali a Vigevano sta riaccendendo l'allarme sicurezza nelle strade vigevanesi. Sentiamo. Non ce l'ha fatta l'uomo di 79 anni che era stato investito sulle strisce pedonali giovedì 14 settembre all'incrocio tra Via Buozzi e Viale Manzini a Vigevano, rimasto gravemente ferito dopo aver picchiato la testa e morto dopo 9 giorni di ricovero. Nell'incidente era rimasta ferita anche la moglie, che aveva rimediato un trauma alla gamba, per fortuna non grave. La coppia stava attraversando la strada provenendo dal centro. Avevano già oltrepassato il salvagente posto a metà carreggiata quando il marito è stato urtato da un'auto, trascinando a terra anche la moglie. L'automobilista si era fermato un paio di metri oltre il punto d'impatto. La morte del 79enne, il suo nome era Massimo Pavia, pone delle riflessioni sulla sicurezza stradale. L'incrocio in cui è avvenuto l'incidente era stato oggetto di una profonda modifica viabilistica all'inizio del 2021, quando la costruzione di un supermercato e dell'annesso parcheggio portò alla realizzazione di una rotatoria. Così era l'incrocio prima dell'intervento, una lunga striscia pedonale accanto allo stop da cui usciva le auto da Via Buozzi per immettersi su Viale Mazzini, un punto trafficato molto pericoloso, dove le auto, soprattutto quelle che provenivano dalla stazione, tendevano ad arrivare a velocità sostenuta. I lavori hanno portato la rotatoria, che ha visibilmente comportato una drastica riduzione della velocità delle auto. Il salvagente, inoltre, permette ai pedoni di pensare all'attraversamento una corsia per volta, diminuendo i rischi. È indubbio che l'incrocio oggi sia molto più sicuro rispetto a 3 anni fa. La cronaca però dimostra che tutto questo non è bastato. Difficile pensare a come poter rendere l'incrocio più sicuro di così. Qualcuno in queste ore ha suggerito interventi per migliorare la visibilità, che indubbiamente potrebbero risultare efficaci. L'incidente in cui ha perso la vita il signor Massimo Pavia, però, riporta al centro il fattore umano e fa comprendere come nessun intervento di architettura stradale, seppure ben progettato e ben realizzato, potrà mai garantire una sicurezza totale. È arrivata perfino a Malta la protesta del rifugio Progetto Cuori Liberi per l'uccisione dei 9 maiali per la peste suina. Sentiamo. Arriva fino a Malta la protesta del rifugio Progetto Cuori Liberi di Sairano. Gli attivisti maltesi del gruppo Animal Liberation Malta hanno protestato davanti all'ambasciata italiana Floriana contro l'uccisione dei 9 maiali presenti nel rifugio durante un raid della polizia, a causa del timore dell'epidemia di peste suina africana. Gli attivisti hanno voluto esprimere piena solidarietà a chi ha cercato di difendere gli animali dopo l'irruzione delle forze dell'ordine all'interno del rifugio di Sairano, in cui 5 persone sono rimaste ferite. Nei giorni scorsi sui social sono stati molti messaggi di odio e auspici di morte rivolti ai veterinari che hanno gestito l'abbattimento dei maiali nel rifugio Cuori Liberi di Sairano, in ottemperanza alle disposizioni di ATS, che avevano imposto l'abbattimento di tutti gli esemplari laddove si è registrato un focolaio, come nel caso di Sairano. Gli animalisti hanno diffuso inoltre sul web i nomi e i volti dei veterinari che hanno disposto l'uccisione dei maiali. Sul caso, gli esperti di ATS stanno valutando un esposto alla procura per contestare i reati di istigazione a delinquere e diffamazione. Intanto, nella mattinata di mercoledì 27 settembre alle 8, a una settimana esatta dai fatti di Sairano, gli animalisti terranno un flash mob davanti alla sede di ATS in via Indipendenza a Pavia, laddove lavorano i veterinari che hanno eseguito l'uccisione dei maiali, animali che, come ricorda in una nota la rete dei santuari di animali liberi in Italia, erano ancora sani. I professionisti, venendo meno al compito che dovrebbe guidare il lavoro veterinario, si sono resi complici di un vero e proprio delitto. In un weekend sono state raccolte 130 firme per dire no alla logistica di Bornasco. Circa 130 firme raccolte nel primo weekend. La protesta per dire no alla nuova logistica di Bornasco ha sortito un primo risultato. I banchetti, posizionati in paese, hanno attirato l'attenzione dei cittadini, che oltre ad informarsi sul progetto, hanno aderito alla raccolta firme avviata dal Comitato Spontaneo. Si è partiti con la raccolta firme nel weekend scorso e nei prossimi che seguiranno proseguiremo per coinvolgere i cittadini proprio per raccogliere le firme per impedire la costruzione di questa logistica. Siamo convinti che più riusciamo a farci sentire, e sicuramente questo è un tema che sta a cuore a tanti, quindi bisogna arrivare a far cassa di risonanza.
piazza a far girare la voce, per questo stiamo raccogliendo le firme, per far sentire la nostra voce e quella dei nostri concittadini. Il progetto prevede una logistica di poco meno di 70.000 metri quadrati nei pressi della rotonda d'ingresso a Bornasco, in un'area già satura di progetti impattanti da un punto di vista ambientale. In pochi chilometri quadrati sono previsti infatti il data center di Microsoft e la logistica di Pontelungo. Per realizzare il nuovo insediamento, inoltre, la società Valtidone Logistic ha chiesto all'amministrazione di Bornasco una variante al piano di governo del territorio. E proprio su questo punto è al lavoro il comitato spontaneo per provare a far cambiare idea al comune. I banchetti per la raccolta firme non si fermano qui e anzi proseguiranno anche nei prossimi giorni, coinvolgendo le frazioni, a partire da Gualdrasco. Abbiamo realizzato una pagina Facebook, Comitato No Logistica Bornasco, potete trovarci sicuramente tutti i fine settimana qua nelle piazze del paese per raccolta firme. Sicuramente siamo qua anche per rispondere alle domande lecite di tutti e soprattutto siamo disposti al dialogo con l'amministrazione, sperando che questa possa esserci e sia costruttiva. Ennesimo atto vandalico alla stazione di Tromello, dove un gruppo di ragazzi ha appiccato il fuoco in una pensilina della stazione. Un altro atto vandalico alla stazione dei treni di Tromello, dopo quelli della scorsa estate, è successo nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3. In base a una segnalazione arrivata in redazione, un gruppo di ragazzi hanno appiccato il fuoco sotto la pensilina della stazione. Un testimone, che ha preferito restare anonimo, riferisce anche di aver sentito dei rumori, dati probabilmente dai calci alle porte e alla pensilina. Non è la prima volta che la stazione dei treni di Tromello finisce al centro di episodi di microcriminalità. La scorsa estate si sono registrati anche incendi alle sterpaglie nelle immediate vicinanze dello stabile. Secondo quanto riferito, i carabinieri sono stati immediatamente avvertiti dell'episodio, ma il gruppo dei ragazzi si è allontanato quasi subito, per cui non è chiaro se sono partiti gli accertamenti previsti per legge. Il fatto che non si tratti più di un episodio isolato non può però lasciare tranquilli i residenti. Tra di loro anche i commercianti della zona, tra cui il titolare del bar della stazione, che si trova proprio nei pressi del luogo dell'accaduto, che sottolinea l'esigenza di intensificare la sorveglianza, in particolare nelle ore serali e nelle ore notturne, quando l'attività è chiusa. C'è poco controllo, cioè la sera, la notte, quando noi chiudiamo, che qua non c'è terra di nessuno, fanno quello che vogliono. Però vabbè, noi ci siamo trovati delle sedie rotte e poi in più so che hanno combinato qualcosa in stazione. Ma c'è effettivamente. Diciamo che un po' di controllo in più non guasterebbe. Cioè se proprio dobbiamo. Ma voi vi sentite comunque tutelati alla sera? Cioè nel senso. Guarda, noi siamo qua, cioè ci facciamo il nostro lavoro, chiudiamo, fine stop. Quando siamo aperti problemi non ne abbiamo. Non c'è nessuno che ci rompe le scatole. Molto probabilmente quando è chiuso, che non c'è nessuno, gira di tutto e di più. Il comune di Pavia sta mettendo in atto alcune azioni per contrastare il degrado del centro commerciale Minerva. Manutenzione straordinaria del verde e, a partire dalla giornata di lunedì, una pulizia quotidiana dell'area. Sono le azioni messe in campo dal Comune di Pavia, in sinergia con ASM, per risolvere il problema del degrado nell'area del centro commerciale Minerva. Un problema che si trascina da anni e che non è mai stato affrontato con decisione. Nelle scorse ore gli uomini di ASM hanno proceduto alla pulizia degli spazi verdi, così come concordato in una riunione nei giorni scorsi con tutti i soggetti interessati. Abbiamo insistito che venisse fatto come una pulizia, quindi quotidiana. Ogni giorno, quindi, due operatori, verrà anche curato il verde. Infatti sta iniziando una prima tranche di interventi che va alla potatura e poi da domani in poi il taglio dell'erba. La prima azione, pianificata dal comune, è la pulizia quotidiana dell'area, ma il problema del degrado è più ampio. Per questo motivo, dal 1 ottobre vi sarà il presidio quotidiano della zona grazie alla vigilanza privata messa in campo dal vicino supermercato in via sperimentale. L'amministrazione comunale punta inoltre a posizionare 4 cancelli per chiudere l'area verde del centro commerciale nelle ore notturne, 3 per i passaggi pedonali ed 1 per quello delle auto di Viale Trieste. È stata prevista a carico del condominio una via sperimentale, una vigilanza privata per 15 giorni, così da verificare l'efficacia di questa azione.
Successivamente, se questa se funzionerà, si valuterà di tenerla in via definitiva, oltre ad altre azioni specifiche che verranno decise poi congiuntamente nella prossima riunione, che sarà il mese prossimo, in cui avremo previsto alcune azioni concrete per limitare l'accesso a quest'area, in particolare il posizionamento di alcuni cancelli sulle vie che oggi sono aperte, con la collaborazione chiaramente sia dell'S Lunga, che con la collaborazione di SM, che con la collaborazione del supercondominio e dei soggetti che lo occupano. A tutte le ore del giorno e della notte, la zona del centro commerciale è frequentata da senza tetto persone che approfittano del buio e degli spazi isolati per spacciare. Una situazione di degrado che non è più tollerabile. Il problema è che è attagnata da parecchio Pavia. Infatti da anni, quasi, si sono seguite varie amministrazioni, sono passati tanti anni e era sempre dedito, chiamato il fortino del degrado, oltre al bivacco, crociar, omalesse che venivano qui a consumare, quindi alcolici. C'è anche il problema che ci sono dei minori non accompagnati extra comunitari che non solo danno fastidio, ma sono dediti anche a attività, quindi illecite. A Vigevano sono partiti i lavori alla copertura del Naviglio in piazza Sant'Ambrogio. Vediamo. Sono ripartiti i lavori alla copertura del Naviglio Sforzesco nel centro di Vigevano. Dal 2020 si procede per lotti per rafforzare le parti ammalorate sottostanti alla viabilità cittadina. È il turno del tratto antistante alla scuola media Bussi in piazza Sant'Ambrogio. Il cantiere è partito lunedì mattina e andrà avanti fino a Natale, approfittando dell'asciutta del canale che permetterà agli operai di lavorare nel sottosuolo. Anche in questo caso ci sono delle modifiche alla viabilità. L'accesso a piazza Sant'Ambrogio sarà consentito soltanto provenendo da via Roccavecchia. Gli operai della ditta Ceffer, incaricati dei lavori, hanno aperto un varco nell'aiuola di via Decembrio per permettere il passaggio. In senso di marcia, all'interno del parcheggio è stato invertito. Non sarà possibile accedere a piazza Sant'Ambrogio provenendo da via Decembrio e da via 26 Aprile. Arrivando dal Teatro Cagnoni non si può svoltare a destra se non per accedere agli stalli di parcheggio immediatamente confinanti. Arrivando da via 26 Aprile invece c'è l'obbligo di svolta a destra. I vigevanesi dovranno abituarsi a questa nuova viabilità. Nelle prime ore dall'installazione del cantiere non sono mancati gli automobilisti che hanno imboccato contromano il tratto di via Decembrio per cercare di raggiungere comunque il parcheggio di piazza Sant'Ambrogio. Una manovra assolutamente vietata che comporta il rischio di scontrarsi frontalmente con chi in pieno diritto viene dal senso opposto. Con i lavori in corso si perderanno diverse decine di parcheggi. Un disagio per chi frequenta il centro, che però ha ormai fatto l'abitudine a dover convivere ogni anno con le chiusure parziali di strade e aree di sosta. Dai lavori di Vigevano passiamo ai lavori di Pavia, perché è arrivato il via libera per la realizzazione di una rotatoria in fondo a Viale della Libertà. Dopo un primo stop a Pavia è arrivato il via libera per la realizzazione di una rotatoria in fondo a Viale della Libertà, proprio all'ingresso del ponte sul Ticino. La commissione paesaggistica del comune ha dato l'ok al progetto, che potrebbe rivoluzionare la viabilità in uno dei punti più trafficati del capoluogo. Un intervento di cui si discute ormai da tempo. Già nell'agosto del 2021 la commissione si era espressa, quella volta con parere negativo, perché ai tempi il progetto presentato risultava carente sotto diversi aspetti e si era consigliato di effettuare un sopralluogo congiunto con i tecnici comunali dei lavori pubblici e quelli della soprintendenza. Ora, grazie al parere favorevole, pur condizionato da alcune piccole modifiche, si potrà indire la gara d'appalto per l'assegnazione dei lavori, mentre il cantiere potrebbe partire nella primavera del 2024. La costruzione della nuova rotatoria dovrebbe costare sui 600.000 euro circa e permetterebbe di eliminare l'impianto semaforico all'ingresso del viale, dove per chi arriva da fuori città si formano spesso lunghe colonne di auto ferme, soprattutto nelle ore di punta. In realtà tutta la zona sarà sottoposta a una profonda trasformazione. Il progetto prevede infatti la sistemazione dei marciapiedi, delle aree verdi e dei parcheggi tra Viale della Libertà, lungo Ticino e il Ticinello. Un altro intervento dunque che trasformerà un pezzo della città e che si collegherà a quello già previsto dal comune proprio in lungo Ticino. Qui si potrà contare su un finanziamento da 7 milioni di euro grazie ai fondi del PNRR, che consentirà di riqualificare completamente tutto il viale fino a piazzale Porta Garibaldi. E a breve partiranno anche i lavori di rifacimento delle strade di Giussago.
Sarà un autunno segnato dai cantieri nel comune di Giussago e nelle frazioni. L'amministrazione ha infatti definito il piano delle asfaltature con un impegno economico da circa 150.000 euro. L'obiettivo dell'intervento è di mettere in sicurezza diverse strade e sistemare parcheggi e marciapiedi. La fetta più grande dell'investimento riguarderà la messa in sicurezza di via Marconi, ma non solo. I lavori si concentreranno su altre zone considerate strategiche, in particolare nei collegamenti tra il centro di Giussago e le frazioni, come nel caso di Guinzano e Stazione Certosa. L'impegno economico vuole garantire una maggior sicurezza dei cittadini. Ogni anno il piano asfalti prevede interventi nelle zone considerate più a rischio. Alcuni cantieri sono già partiti lo scorso mese di luglio, con lavori che hanno interessato i collegamenti con le frazioni lungo l'alzaia sinistra Pavese, una spesa complessiva di circa 20.000 euro per le casse dell'amministrazione comunale. Nelle prossime settimane partiranno i lavori per la sistemazione dei marciapiedi a Giussago, per una spesa di 12.000 euro. Verrà completato a breve invece l'intervento per la riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Dopo non poche polemiche a Vigevano è stato inaugurato il primo circolo culturale intitolato a Silvio Berlusconi. La famiglia Berlusconi sosterrà Forza Italia, ma ha escluso un impegno diretto in politica di uno dei suoi membri. Il concetto è stato ribadito da Paolo Berlusconi, intervenuto telefonicamente durante l'evento di inaugurazione del circolo culturale di Vigevano intitolato al fratello Silvio. Secondo Paolo Berlusconi, la famiglia ha già dato e non intende vivere le situazioni polemiche che si verrebbero gioco forza a innescare con un altro Berlusconi all'interno dell'agone politico. La strada scelta, quindi, è quella di, pur non partecipando attivamente nel partito, quello di non abbandonarlo, di essere presenti, di essere di supporto, anche perché questo partito giustamente ha un nuovo segretario, ma il presidente è sempre e ancora e sempre sarà Silvio. Quindi nella memoria di Silvio noi vogliamo che Forza Italia si consolidi. L'intervento del fratello Paolo è stato il momento culminante dell'inaugurazione di quello che è uno dei primi circoli culturali in Italia dedicato a Silvio Berlusconi. La sede, all'angolo tra via Madonna Sette Dolori e via Trieste, verrà utilizzata per ospitare incontri e dibattiti di vario genere. L'area politica di riferimento è ovvia, ma i promotori hanno annunciato di voler essere aperti anche a visioni differenti, nell'ottica di un confronto improntato al dialogo e lontano dagli scontri. Tutti noi abbiamo iniziato a far politica, siamo entrati in Forza Italia anche grazie e soprattutto grazie alla figura del presidente Silvio Berlusconi, che era una figura attrattiva, faceva della politica un qualcosa di più felice, di vivere con tranquillità, e non faceva della politica qualcosa di odio, qualcosa di invidia. E quindi noi su questo spirito abbiamo voluto fondare un circolo culturale che sia la casa di tutti coloro che si riconoscono nei valori liberali, nei valori europeisti, nei valori democratici che il nostro presidente Silvio Berlusconi ci ha sempre insegnato. Partecipare alla vendemmia per dimostrare che un trapiantato può condurre una vita normale. Questo è il senso dell'iniziativa svolta nel weekend in diverse località dell'Oltrepò Pavese e che ha coinvolto persone sottoposte a trapianto di organo. Alla giornata organizzata dall'associazione Trapiantami un Sorriso hanno partecipato anche i medici che hanno effettuato i trapianti. E in chiusura, a Mortara torna alla sagra del salame dell'oca. Mortara è tornata a far festa per la sagra del salame d'oca, che ha vissuto domenica pomeriggio la sua giornata cruciale. Una giornata vissuta tra manifestazioni folcloristiche con l'esibizione di Majorette e degli sbandieratori, il corteo storico per le vie del centro e soprattutto il cibo a base d'oca come grande protagonista, che ha conquistato i tantissimi commensali presenti, anche da fuori città e regione. Mangiato voi? Sì, 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 abbiamo mangiato e anche bene, sì. Il risotto è veramente ottimo, grazie. Risotto a base d'oca, quindi? Sì, sì, con ragù d'oca. Molto bello, molto bene, molto buono. Dove arriviamo? Dove venite? Da Borgo Manero, a Rona, vicino al Lago Maggiore.
Quindi tornerete? Eh sì, adesso torniamo, adesso che abbiamo la pancia piena torneremo. Fatto risotto e antipasto e veniamo da Milano e ci ritorneremo. Comunque prodotto a base d'oca come sempre. Certo, siamo venuti per quello. Una bella festa e credo che ha attirato un mucchio di gente e penso che torneremo ancora anche l'anno prossimo. È la prima volta che venivate? Sì, è la prima volta, poi abbiamo visto appunto questa mattina tutte le bande musicali, sbandieratori, e ne vale veramente la pena di fare un giro. Soddisfatti anche i produttori delle specialità a base d'oca. La risposta della gente è stata positiva per il commercio cittadino e non solo, che risente ancora degli strascichi della pandemia Covid. Cosa proponete? Salame d'oca tradizionale, salame crudo tradizionale d'oca, porchetta d'oca, patè, ravioli d'oca, brasatino d'oca, tutto quello che riguarda l'oca. Abbiamo solo persone di una certa età, i giovani non ci sono più. Venite giovani al mercato, provate i prodotti e non compriamo dalle grandi distribuzioni. Buon afflusso di gente, sembrano tutti i clienti, un bel riscontro con il nostro prodotto che piace. E, ottimo, la giornata è bella e tutto alla grande, insomma. E cos'è che è maggiormente richiesto dalla gente? Beh, il nostro salame d'oca tradizionale, quello cotto a bassa temperatura, di cui abbiamo anche avuto l'IGP, dopodiché a seguito i ciccioli, il patè, il prosciuttino e le altre molteplici specialità. Diciamo che è un buon punto di partenza per poter programmare una nuova sagra del futuro. Era tutto, grazie per averci seguito, io vi lascio la programmazione della nostra rete, grazie.